Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi abbiamo pensato di proporvi una torta di Natale fuori dagli schemi, la torta al pistacchio. Ormai questo frutto è venerato in tutte le sue forme e vi presenteremo il pistacchio di Bronte in un dolce originale, semplice e genuino. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo 7 albumi in una ciotola e li mescoliamo per 30 secondi. Poi aggiungiamo poco alla volta 210 g di zucchero semolato continuando a mescolare. Dovrà essere bello lucido e con una consistenza soffice e aerata. Prendiamo i 7 tuorli e li rompiamo con una frusta, per poi aggiungerli alla meringa. Aggiungiamo la buccia di un limone grande biologico e i semi di vaniglia. Amalgamiamo gli ingredienti con movimenti lenti dal basso verso l'alto. Iniziamo ad aggiungere, poco alla volta, 175 g di farina 00 continuando a mescolare. Prendiamo una teglia di 24 cm di diametro imburrata e con il fondo ricoperto da carta forno e ci versiamo l'impasto. Livelliamo con una marisa e lo sbattiamo sul tavolo per eliminare eventuali bolle d'aria e cuociamo a forno preriscaldato 160 gradi ventilato per 30-35 minuti. È importante fare la prova a stecchino passati i 30 minuti. Nel frattempo prepariamo la crema. Avremo bisogno di 250 g di pistacchi. Noi abbiamo scelto quelli di Bronte. La loro particolarità è che sono saporiti e carnosi. Aggiungiamo metà del totale di pistacchi in un mixer e frulliamo fino ad ottenere una pasta solida e leggermente granulosa. Ogni tanto muoviamo il composto rimasto attaccato sui bordi con un cucchiaio. Se preferite ottenere una crema liscia, continuate a frullare. Trasferiamo la pasta in una ciotola e facciamo la stessa cosa anche con i restanti pistacchi. Mettiamo da parte fino al bisogno. Sforniamo il pan di spagna e lo lasciamo a raffreddare 5 minuti nella teglia. Poi lo stacchiamo dai bordi, appoggiamo una graticola sopra la teglia e con un movimento secco lo giriamo. Togliamo la carta e lasciamo a raffreddare completamente. Trasferiamo poi la pasta di pistacchio in una ciotola e aggiungiamo 300 g di mascarpone poco alla volta. Poi anche 150 g di panna montata già zuccherata, sempre poco alla volta. Infine mettiamo 70 g di zucchero a velo vanigliato e i semi di vaniglia. Amalgamiamo con delicatezza gli ingredienti. Mettiamo da parte fino al bisogno. Riprendiamo il pan di spagna e lo dividiamo in 3 dischi alti 2 cm ciascuno. Prendiamo un disco, appoggiamo un cerchio di 20 cm sopra e tagliamo con un coltello lungo i bordi. Con il secondo disco invece ritagliamo un cerchio di 17 cm di diametro e con un coppapasta due cerchi da 5 cm di diametro. Con il terzo disco ritagliamo un cerchio da 14 cm di diametro e uno da 9 cm. Siamo arrivati all'assemblaggio, quindi su un piatto mettiamo una noce di crema. Appoggiamo sopra il disco da 20 e aggiungiamo una generosa dose di crema che livelliamo lungo tutta la superficie.
e usiamo per coprire anche i bordi. Continuiamo ad aggiungere i dischi in ordine decrescente di grandezza ricoprendoli di crema. Mettiamo in frigo per qualche ora. Riprendiamo la torta dal frigo e decoriamo con 300 g di pavesini, che attacchiamo partendo dalla base del primo disco e giungendo fino in cima. Con 50 g di cioccolato fondente fuso copriamo solamente le punte dei biscotti. Mettiamo in frigo per 15 minuti. E voilà! La nostra torta natalizia è pronta! Auguriamo a tutti un felice e sereno Natale! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questa deliziosa torta natalizia. Cosa posso dirvi? È una torta davvero speciale. Il pan di Spagna è molto soffice e ha un gradevole retrogusto alla vaniglia. La crema è davvero speciale e si sente perfettamente l'ingrediente principale, ossia il pistacchio. La crema inoltre è riuscita ad ammorbidire il pan di Spagna, rendendo la torta molto gradevole, equilibrata e soprattutto leggera. Insomma, è davvero spaziale, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.